quando vengono le prime belle giornate e la terra si sveglia e rimverdisce. Il tepore profumato dell'aria ci accarezza la pelle, ci penetra nei polmoni e quasi sino al cuore. Siamo presi da confusi desideri di piaceri indefiniti, dalla voglia di correre, di girovagare senza meta, di cercare avventure e di bere la primavera. L'inverno era stato molto duro nei mesi precedenti e questo bisogno di effusione diventò nel mese di maggio come un'ebbrezza che mi invase tutto, come un getto di linfa straripante. Una mattina, appena sveglio, vidi dalla finestra sopra le case vicine la grande distesa azzurra del cielo infiammato dal sole. I canarini appesi alle finestre si sgolavano, le servette cantavano da ogni piano, un rumore allegro proveniva dalla strada e allora uscii con l'anima in festa per andare chissà dove. Tutti quelli che incontravo sorridevano. Un'aria di felicità fluttuava in ogni luogo nella calda luce della primavera risorta. Si sarebbe detto che sulla città aleggiasse un venticello amoroso e le giovani donne che passavano in abiti da mattina, portando negli occhi una tenerezza nascosta e una grazia più languida nell'andatura, mi riempivano di turbamento il cuore. Senza saper come, senza saper perché, giunsi in riva alla Senna. Qualche vaporetto correva verso Suresne e subito mi prese una voglia smisurata di fare una passeggiata nei boschi. Il ponte del vaporetto era gremito di passeggeri, poiché il primo sole strappava di casa la gente suo malgrado e tutti si muovono, vanno, vengono, parlano coi vicini. Accanto a me c'era un'operaietta, con una grazia tutta parigina, una vezzosa testa bionda e in un alone di capelli arricciati alle tempie, capelli che sembravano una luce tremula scendente all'orecchio, che correvano sino alla nuca, danzavano al vento, poi, più giù, diventavano una lanugine così fina, così leggera, così bionda, che appena si vedeva, ma che suscitava un irresistibile desiderio di coprirla con tanti, tanti baci. Sotto l'insistenza del mio sguardo, ella voltò la testa verso di me, poi abbassò bruscamente gli occhi, mentre una leggera increspatura, come un sorriso che stesse per nascere, abbassando un poco l'angolo della sua bocca, faceva apparire anche lì quella serica e pallida lanugine che il sole dorava leggermente. Il fiume calmo si allargava, una pace calda si librava nell'atmosfera e un mormorio di vita sembrava empire lo spazio. La mia vicina risollevò gli occhi e questa volta, poiché io la guardavo sempre, sorrise decisamente. Era deliziosa, così, nel suo sguardo fuggente, mi apparvero mille cose ignorate sinora. Vidi in essi profondità sconosciute, tutto l'incanto della tenerezza, tutta la poesia che si sogna, tutta la felicità che si cerca senza fine. E avevo un desiderio folle di allargare le braccia, di rapirla in qualche luogo remoto per mormorarle all'orecchio la musica soave delle parole d'amore. Stavo per aprir bocca e abbordarla quando qualcuno mi toccò la spalla. Mi volsi sorpreso e scorsi un uomo dall'aspetto qualunque, né vecchio né giovane, che mi guardava con tristezza. «Vorrei parlarvi», disse. Feci una smorfia che certo non gli sfuggì, poiché soggiunse: «È una cosa importante». Mi alzai e lo seguì all'altra estremità del vaporetto. «Signore», incominciò, «quando l'inverno si avvicina col freddo, la pioggia e la neve, il medico vi dice ogni giorno: tenete i piedi ben caldi, guardatevi dalle infreddature, dai reumatismi, dalle bronchiti, dalle pleuriti. Allora voi prendete mille precauzioni, vi corazzate di lana, indossate un soprabito pesante, grosse scarpe, ciò che non sempre vi evita di mettervi a letto per un paio di mesi. Ma quando la primavera torna con le sue foglie, i suoi fiori, con le sue brezze che languidiscono, con le sue esalazioni campestri che vi causano vaghi turbamenti e commozioni ingiustificate, nessuno viene più a dirvi: signore, attento all'amore. È imboscato dovunque, vi spia a tutti gli angoli, tutte le sue reti sono tese, tutte le armi affilate, tutte le perfidie intessute. Attento all'amore, guardatevi dall'amore. È più pericoloso del raffreddore, della bronchite o della pleurite. Non perdona e fa commettere a tutti irreparabili sciocchezze. Proprio, signore, ogni anno, io dico, il governo dovrebbe far affliggere grandi cartelli con le parole
Ritorno della primavera. Cittadini, attenzione all'amore. Così come sulle porte delle case si scrive attenzione alla vernice. Ebbene, visto che il governo non lo fa, io lo sostituisco e vi dico guardatevi dall'amore. Esso sta per sorprendervi e io ho il dovere di avvertirvi, come in Russia si avverte il passante al quale il naso sta per congelarsi. Io rimanevo stupefatto dinanzi a quello strano individuo e assumendo un tono fermo, davvero, signore, mi pare che vi immischiate in cose che non vi riguardano affatto. Lui fece una mossa brusca e rispose, oh signore, signore, se mi accorgo che un uomo rischia di annegarsi in un punto pericoloso, devo forse lasciarlo morire? Ecco qua, ascoltate la mia storia e comprenderete perché ardisca parlarvi come faccio. Fu l'anno scorso, proprio di quest'epoca, signore. Devo dirvi anzitutto che sono impiegato al Ministero della Marina, dove i nostri superiori, gli ispettori, prendono sul serio i loro galloni d'ufficiali pennaiuoli e ci trattano come gabbieri. Ah, se tutti i superiori fossero borghesi. Ma tiriamo via, dunque. Dal mio ufficio scorgevo un piccolo lembo di cielo, d'un azzurro cobalto, dove volavano le rondini. Mi sentivo certe voglie di danzare lì, in mezzo ai miei scartafacci. Quel desiderio di libertà crebbe talmente che, nonostante la mia ripugnanza, andai a trovare il mio Cerbero. Era un ometto bilioso eternamente di cattivo umore. Mi disse indisposto. Egli mi guardò in faccia e gridò «Non ci credo affatto, signore, però andatevene pure. Credete forse che l'ufficio non possa funzionare senza un impiegato come voi?» Filai e andai verso la Senna. Era bel tempo, come oggi. Io presi il vaporetto per fare una gita a Saint-Claude. Ah, signore, come avrebbe fatto bene il mio direttore a rifiutarmi il permesso. Sotto il sole mi sembrò come se mi dilatassi. Volevo bene a tutto, il vaporetto, il fiume, gli alberi, le case, i miei vicini, tutto. Avevo voglia di baciare qualche cosa, non importa quale. Era l'amore che preparava la sua trappola. D'improvviso al Trocadero salì una ragazza con un pacchettino e sedette in faccia a me. Era leggiadra, signore, leggiadra. Ma è strano come tutte le donne sembrino più belle quando è bel tempo, all'inizio della primavera. Hanno qualcosa che fa girar la testa, un fascino, un non so che affatto particolare. È proprio come il vino bevuto dopo il formaggio. La guardavo e anche lei mi guardava, ma solo di quando in quando, come la vostra poco fa. Finalmente, a forza di guardarci, mi sembrò che ci conoscessimo abbastanza per cominciare una conversazione e le parlai. Ella rispose, era veramente graziosa, graziosissima. Mi inebriava, caro signore. A Saint-Cloud discese e io la seguii. Andava a consegnare un lavoro. Quando riapparve il vaporetto era già partito. Mi misi a camminare al suo fianco e la mitezza della temperatura ci faceva sospirare entrambi. «Si starebbe assai bene nei boschi», le dissi. E le rispose, «Oh, certo, se andassimo a fare una passeggiata, signorina». Mi guardò di sottecchi con uno sguardo rapido, come per apprezzare esattamente quanto valessi. Poi, dopo qualche esitazione, accettò. Ed eccoci fianco a fianco, tra gli alberi, sotto il fogliame ancora un po' gracile. L'erba alta, folta, d'un verde lucente, come verniciata, era inondata di sole e piena di insetti che si amavano anch'essi. Dappertutto si udivano canti d'uccelli. Allora la mia compagna si mise a correre saltellando, ebbra d'aria e di effluvi campestri. E io la rincorrevo saltando come lei. Come siamo sciocchi, signora, talvolta. Poi cantò appassionatamente mille cose. Romanze d'opera, la canzone di Musette. La canzone di Musette, come mi sembrò poetica allora. Avevo quasi voglia di piangere. Sono questi non nulla che ci fanno girare la testa. Credete a me. Non prendete mai una moglie che canta in campagna, specialmente se canta la canzone di Musette. Presto si sentì stanca e sedette su un rialzo erboso. Io invece mi misi ai suoi piedi e le presi le mani, quelle sue manine crivellate di punture d'ago, e ciò mi commosse. Dicevo tra me, ecco le tracce sacrosante del lavoro. Ah, signore, sapete che cosa significano le tracce sacrosante del lavoro?
Vogliono dire tutti i pettegolezzi di laboratorio, le porcheriole sussurrate, lo spirito insozzato da mille sudicerie raccontate, la castità perduta, tutta l'idiozia delle chiacchiere, tutta la miseria delle abitudini quotidiane, tutta la ristrettezza delle idee proprie delle donne, volgari, conglobate sovranamente in colei che porta nelle punte delle dita le tracce sacrosante del lavoro. Poi ci guardammo negli occhi, lungamente. Oh, l'occhio della donna, quale potenza! Come turba, invade, possiede, domina! Come sembra profondo, pieno di promesse, di infinito! Si chiama questa cosa guardarsi nell'anima. Ah, che fandonia, signore, che farsa! Se ci si vedesse nell'anima, si sarebbe più prudenti. Andiamo! Insomma, ero cotto, ero pazzo. Volli prenderla tra le braccia. Mi disse, giù le mani! Allora mi inginocchiai accanto a lei e apersi il mio cuore. Versai sulle sue ginocchia tutte le tenerezze che mi soffocavano. Ella parve stupita del mutamento dei miei modi. Mi considerò con un'occhiata di traverso come se avesse detto a se stessa, «Ah, mio caro, così è che l'intendi? Ebbene, staremo a vedere». Avrei potuto possederla, senza dubbio. Più tardi ho compreso la mia dabbenaggine. Ma io non cercavo un corpo, cercavo un po' di tenerezza, di ideale. Ho fatto il sentimentale mentre avrei dovuto impiegar meglio il mio tempo. Quando fu sazia delle mie dichiarazioni si alzò e tornammo a Saint-Cloud. Mi separai da lei soltanto a Parigi. Da che eravamo tornati aveva un'aria così triste che io la interrogai. Rispose, penso che di giornate come queste ce ne sono poche nella vita. Il mio cuore mi batteva tanto da sfondarmi il petto. La rividi la domenica successiva e la seguente, e tutte le altre. L'accompagnai a Bougival, a Saint-Germain, a Maison Lafitte, a Poissy, ovunque si svolgono gli amori di periferia. La sgualdrinella, a sua volta, giocava a fare la parte dell'innamorata. Finii col perdere la testa del tutto e 3 mesi dopo la sposai. Che volete, signore, quando si è impiegati, soli, senza famiglia, senza consigli? Si pensa che la vita sarebbe dolce con una donna e la si sposa, questa donna. Dopo costei v'ingiuria da mani a sera, non capisce niente, non sa niente, chiacchiera senza fine, canta a squarciagola la canzone di Musette. Oh, la canzone di Musette, che tormento! Litiga col carbonaio, racconta alla portinaia i segreti domestici, confida alla serva del vicino tutte le intimità dell'alcova, sparla del marito in tutti i negozi. E ha la testa piena di idee così stupide, di convinzioni così idiote, di opinioni così grottesche, di pregiudizi così strampalati, che io piango di scoraggiamento, signore, ogni volta che parlo con lei. Tacque, un po' ansante e assai commosso. Lo guardavo preso da compassione per quel povero diavolo ingenuo, e stavo per rispondergli qualcosa, quando il vaporetto si fermò. Arrivammo a Saint-Cloud. La donnina che mi aveva turbato si alzò per discendere. Passò accanto a me, dandomi un'occhiata di sbieco, con un sorriso furtivo, uno di quei sorrisi che mi fanno perdere la testa. Poi saltò sul pontone. Mi slanciai per seguirla, ma il vicino mi prese per la manica. Mi liberai con un movimento brusco, mi prese per le falde del soprabito e mi tirò indietro ripetendo «Non andate, non andate!» così ad alta voce che tutti si voltarono. Una risatina si propagò intorno a noi, e io rimasi lì, immobile, furioso ma impotente di fronte al ridicolo e allo scandalo. E il vaporetto ripartì. La donnina, rimasta sul pontile, mi guardava allontanarmi con aria delusa, mentre il mio persecutore mi mormorava all'orecchio stropicciandosi le mani. «Credete a me, vi ho fatto un gran piacere».